Secondo Drive Club, il futuro dei giochi di guida è completamente social e connesso, un mondo virtuale dove si condividono gioie, dolori e soprattutto record. La modalità principale offerta dal nuovo corsistico sviluppato da Evolution Studios in esclusiva PlayStation 4 si chiama Tour e consiste nell'affrontare in solitaria quattro diversi campionati, ognuno composto da numerosi eventi. C'è la gara singola, le competizioni di drifting e le sfide a tempo. Completando ogni evento riceverete un certo numero di stelle, sia vincendo sia completando degli obiettivi che variano di gara in gara. A volte bisognerà battere la velocità media lungo un certo percorso, altre bisognerà mantenere una traiettoria in curva e così via. Completando le gare e guadagnando le stelle avanzerete di livello, sbloccando nuove auto e livree per modificare la vostra vettura. Gli eventi singoli hanno un funzionamento simile, qui però non si guadagnano stelle ma solo l'esperienza per salire di livello fino al 50. C'è infine il multiplayer online, che funziona come ve l'aspettate, scegliete una gara tra le disponibili e vinca il migliore. Durante le corse riceverete punti anche in base alla condotta di guida, con bonus per sorpassi, tratti puliti e altro ancora. Punti che andranno poi nel conteggio finale al termine della gara, insieme ai bonus ottenuti per la posizione. Naturalmente, se fate parte di un club con altri 5 amici, tutto questo contribuirà a far crescere la fama della vostra squadra. Anche i club potranno salire di livello, sbloccando livree e nuovi disegni e sfondi per creare il logo più riconoscibile e unico possibile. Drive Club non fa mistero della sua natura arcade. Spesso per affrontare una curva al meglio basta imparare ad usare l'acceleratore e la sbandata controllata. A distanziare il modello di guida da quello dei più recenti Need for Speed, c'è comunque una certa sensazione di peso dei veicoli, ma se vi aspettate un comportamento realistico delle vetture, potreste rimanere delusi. Se invece quello che volete è un sistema di guida semplice e immediato ma sempre avvincente, allora Drive Club non vi deluderà. Il sistema di controllo risulta equilibrato, preciso e soprattutto divertente. L'intelligenza artificiale degli avversari si è rivelata aggressiva quanto basta per risultare credibile. Le vetture non lesineranno sportellate e vi chiuderanno spesso la porta in faccia. Pollice in su anche per le 50 supercar su licenza disponibili e per i 55 tracciati. Dalla polverosa India alla gelata Norvegia ce n'è abbastanza per divertirvi a lungo. Le piste variano notevolmente, ci sono tracciati chiusi, strade che costeggiano il mare o si arrampicano sulle zone montuose, offrendo ottimi spunti ai driver. Al di là di questa offerta piuttosto classica, Drive Club punta moltissimo sul lato social, con un'infrastruttura che per il momento convince limitatamente. Si tratta semplicemente di affrontare altri giocatori, arrivare primi e accettare le varie sfide che vi verranno proposte, o crearne di vostre, ma con un limitato numero di scelte. In cambio, l'unica cosa che otterrete è una posizione in classifica e disegni extra per il vostro logo, più la possibilità di usare certe auto in determinati eventi. Anche le opzioni di personalizzazione grafica sono tutto sommato ancora acerbe. Per un gioco che si basa sull'esclusività del proprio club, sicuramente si poteva fare molto di più, ma a mancare è soprattutto un editor per le sfide. L'unica possibilità che vi è concessa, una volta fatto un tempo o un punteggio per voi valido, è scegliere se creare una nuova sfida e invitare altri club o utenti singoli a battervi, ma non potrete creare voi una prova da zero, scegliendo tracciato, parametri e quant'altro. Inoltre, la pagina dedicata al club è molto scarna, ci sono poche informazioni, il logo, classifiche e poco altro. Tutto è un po' piatto, un po' troppo prevedibile, bastano poche ore di gioco per scoprire più o meno tutto quello che Drive Club ha da offrire. Evolution Studios ha già annunciato che arriveranno tracciati e auto a pagamento, più alcuni contenuti gratuiti. Ci saranno 9 vetture gratis da qui a giugno 2015 e che ad ogni aggiornamento e DLC corrisponderà l'arrivo di nuove sfide da portare a termine. Dove il gioco convince quasi senza riserve è invece nel comparto tecnico. La palette dei colori scelta è leggermente spenta, ma il rendering dei tracciati è ricco e dettagliato. Anche le auto sono realizzate con grande cura, con gli abitacoli riprodotti e animati alla perfezione. L'effettistica poi è di primo piano, con particellari e comparto luci davvero notevoli. Gli effetti atmosferici verranno aggiunti solo in seguito, ma quanto visto nelle fiere estive ci ha già convinto della loro bontà. Si segnala purtroppo l'assenza dei replay e di una modalità per fare video foto che potrebbe essere aggiunta in un secondo momento. Buona anche l'ottimizzazione, con i 60 frame per secondo sempre costanti e non soggetti a cali particolari. Ci sono pochi dubbi sul fatto che Drive Club sia destinato a migliorare con il tempo, con l'arrivo di nuovi DLC, ma in attesa che questo buon inizio si trasformi in qualcosa di più grande, la realtà di oggi è che l'offerta non convince fino in fondo. A fronte di un modello di guida divertente e di un'ottima grafica, le sfide tendono a ripetersi troppo rapidamente e non basta qualche personalizzazione in più a spingervi ad andare avanti. La speranza è che, ora che il grosso è fatto, il team possa concentrarsi sull'aggiungere idee, nuove funzioni e contenuti. Per Evolution Studios, insomma, è arrivato il momento di schiacciare sull'acceleratore.